La campagna elettorale inizia ad entrare nel vivo. Oggi il segretario Nencino è qui a sostegno della sua candidatura. Ma non vi è dubbio, perché c'è una coalizione di centrosinistra molto ampia, coesa, e Nencini, che è il viceministro dei trasporti del governo Gentiloni, prima Renzi e del governo Gentiloni, non vi è dubbio che è un viceministro della nostra coalizione che sta lavorando bene insieme al governo per portare avanti una serie di processi importanti nella nostra regione. Soprattutto mi auguro ci dia una mano anche nella nostra città, al di là di chi sarà il sindaco. Io sono convinto che noi riusciremo a convincere i cittadini a farci votare, ma sicuramente io credo che il viceministro, il governo Gentiloni, sarà a disposizione della nostra città, perché è giusto che una città capoluogo di regione non deve essere emarginata, non deve essere, diciamo, deve essere una città protagonista del cambiamento in quest'area centrale della Calabria. E questo è lo scopo, il motivo per cui io mi sto candidando insieme alla coalizione di centrosinistra, per dare una svolta a questa città e per far riemergere questo ruolo di capoluogo di regione. Quale ruolo infatti può giocare lei, ma anche i rapporti che lei vanta proprio sul territorio nazionale, quindi poi col governo centrale? Ma non vi è dubbio che noi abbiamo rapporti di interscambio diciamo importanti, interscambio culturale, dialettici, perché noi saremo intransigenti anche col governo regionale e nazionale se non ascolteranno i nostri territori. L'area centrale della Calabria, soprattutto Catanzaro, in questi ultimi anni ha perso quella capacità propulsiva che è fondamentale per un'area, io dico, metropolitana, perché guardate, Catanzaro e Lamezia era l'area metropolitana naturale di questa regione. Purtroppo c'è un'altra area metropolitana, per carità, noi ne condividiamo anche le scelte, però sicuramente l'area metropolitana Catanzaro-Lamezia, insieme a tutti i paesi del circondario, sarebbe stata l'area metropolitana naturale della Calabria. E quindi noi riteniamo che ci debba essere rispetto e dignità dei territori. Segretario, le rubiamo solo un attimo. Eccoci, buongiorno. A breve. Segretario, ciao. Catanzaro aspetta tanto queste elezioni comunali, sia per dare volto al cambiamento, ma anche per puntare a dare dignità a Catanzaro capoluogo. Beh, è un turno importante quello dell'11 giugno, perché votano 25 comuni capoluogo. Nel sud, Palermo, Taranto, Catanzaro, le tre città più importanti di tre regioni molto importanti. Quanto conta avere dei punti di riferimento a Roma, dei punti con cui poter parlare, con cui confrontarsi? Servono due fattori, serve molta sinergia fra le istituzioni locali, quindi le città, la regione, il rapporto fra la regione e le città. Non servono santi in paradiso, servono dei progetti da portare presso i ministeri competenti, e presso quel ministero ci deve essere un occhio attento che guardi al merito del progetto. Spesso lei dice che per governare servono le larghe intese, secondo lei anche in Calabria, soprattutto in Calabria? Non tanto le larghe intese, quanto un accordo fra tutti i riformisti che guardano all'Europa, non a questa Europa, ma a un'Europa profondamente cambiata. L'alternativa a larghe intese fra riformisti rischia di essere Grillo più la Lega più i neofascisti della Meloni. È una situazione che non auguro all'Italia.